Innanzitutto, sin da bambina, ho iniziato a disegnare continuamente, a modellare con la creta, con qualsiasi cosa mi capitava in mano. Poi, dopo le medie, ho iniziato subito a andare al liceo artistico perché avevo proprio la passione del disegno, del modellato, era talmente forte in me questa passione che poi mi ha portato direttamente all'Accademia delle Belle Arti di Carrara. E che lì è esploso proprio la mia passione per il marmo. Vedo in particolar modo bene il marmo come materiale per le mie opere, perché innanzitutto è un materiale duro, ma allo stesso tempo che si plasma e che tende a, in cui tendo io a far sortire fuori forme morbide, sinuose, con queste donne che vanno verso l'alto, che sono anche simbolo di grande femminilità, di grande modernità. Io raffiguro donne, ma non sono, cioè, solo donne, per lo più raffiguro anche temi marini come le sirene, sempre il genere femminile, però le sirene o anche uccelli acquatici, che stanno a indicare questa delicatezza di queste forme sensuali come gli uccelli marini che sono alti, magri, sensuali, proprio animali molto sinuosi, molto delicati, come per me è la donna, come io vedo la donna. Le mie donne, allora, sono corpi che in alcuni momenti hanno e non hanno la testa, ma non per un motivo particolare, ma perché il mio lavoro si basa sullo studio del corpo, della forma femminile e delle sue rotondità. I miei studi sono iniziati all'Accademia, quindi è da lì che io ho iniziato ad avere le mie ispirazioni, le mie preferenze per alcuni artisti, in particolare dell'astrazione organica. Si parte da Moore, Arp, Viani e poi in particolare ho avuto l'insegnamento di Francesco Cremoni, che è stato il mio insegnante di tecnologie del marmo, dal quale ho preso proprio queste forme sinuose, eleganti di queste donne che vanno sempre verso l'alto. Il mio lavoro si basa su uno studio sulla linea. Se fai caso a tutte le mie opere, sono tutte ben delineate, lisce. Il contorno è sempre una delle prime cose che noti. In tutte le mie opere, ecco, c'è l'anima, c'è me stessa, ma però c'è in generale l'anima della donna, del femminile. Tutte le donne sono, comunque hanno un suo aspetto dolce, sensuale, delicato. Ecco, questa è la mia visione della donna. Sono tutti corpi che ricordano Elisa, però ricordano anche tutto il genere femminile. Elisa Lorenzelli ha questa capacità geniale di unire la simbologia antica del femminile arcaico, di quando la bellezza era Afrodite, con la linea moderna, con la silhouette disegnata in maniera sintetica. E questa è la sua forza e questa è la sua genialità, appunto, il saper guardare indietro, approfondire le radici nel passato anche arcaico, e armonizzare con ciò di moderno, di quanto più moderno. Sensazionale è come la sua ricerca letteraria, storica, si riesce a fissare in maniera perfetta nel marmo rosa di Spagna e in quello bianco di Carrara.